Ciao, ben ritrovati e ben ritrovate nel podcast e video, quindi vodcast di Italiano Bello. Io sono Irene, insegno l'italiano online e se ancora non ti sei iscritto o iscritta al mio corso gratuito in cui ti do tanti consigli per migliorare nell'italiano, ti invito a farlo. Metti in pausa questo video o questo podcast, cerca il link nella descrizione e iscriviti al mio corso gratuito Pronti, partenza, via. Più di 5.000 persone ormai hanno fatto il corso gratuito e so che gli esercizi, le riflessioni, le lezioni che troverai nel corso potranno aiutarti a migliorare, a imparare sempre meglio l'italiano. L'argomento di oggi è la paura di parlare. Ma prima di iniziare, voglio leggervi un messaggio bellissimo che mi è arrivato da uno di voi, Bjarne, che mi ha scritto, che ascolta il podcast e mi ha scritto: grazie mille per un grande viaggio con il podcast, una voce meravigliosa, un'eccellente educatrice, 2 anni in 3 mesi, cioè lui ha ascoltato in 3 mesi 2 anni di episodi. Sei stata con me nei laghi, nelle foreste, nei treni, nella macchina, facendo esercizio e anche nel letto prima di dormire. Grazie Bjarne e grazie a tutti quelli che mi scrivono un messaggio dicendo che il mio podcast vi aiuta. Ne sono davvero, davvero felice. E mi piace moltissimo leggere messaggi come questo di Bjarne perché vi immagino, posso pensare a voi mentre ascoltate il mio podcast, mentre passeggiate, mentre fate ginnastica, cioè esercizio fisico, mentre camminate, mentre pulite la casa, quindi mi piace sempre molto sapere come, dove e quando ascoltate il mio podcast. Ma veniamo all'argomento di oggi, la paura di parlare. Voi non sapete quante persone mi scrivono: io capisco bene l'italiano, se leggo, se ascolto, mi sembra di capire abbastanza bene, ma ho paura di parlare. Mi sento bloccato, bloccata quando devo parlare. Non trovo le parole, non riesco a pensare in italiano. In questo episodio non parlerò tanto dei consigli sul vincere la paura, perché ho già fatto l'ultimo episodio, il 101, sul perfezionismo, in cui vi ho spiegato, anzi vi ho dato alcuni trucchi, alcuni consigli per vincere la paura di sbagliare e il perfezionismo. Oggi invece voglio darvi dei consigli più pratici, cioè delle cose che potete iniziare a fare fin da subito, fin da oggi, per sbloccarvi, per migliorare nel parlato italiano. Io lo so che parlare è più difficile che ascoltare, leggere, capire. Lo so ed è normale. Succede anche a me. Io posso capire l'inglese quasi perfettamente, so la grammatica benissimo e quando scrivo, scrivo molto bene
senza errori, ma parlare è un'altra cosa. Parlare è più difficile. Mi sento bloccata, non trovo le parole, mi vergogno. Ecco, come fare a superare tutti questi blocchi, tutti questi ostacoli, tutte queste difficoltà nel parlare? Vi do due consigli. Il primo è quello di scegliere il metodo natura o il metodo naturale. Ne parlo tanto, ne parlo spesso perché credo veramente che sia un modo fantastico, molto molto utile, efficace per imparare una lingua. Trovate dei vecchi episodi sul metodo naturale, ne ho parlato anche con Marco nell'episodio 100, ma vi consiglio tanto, tanto, tanto di iniziare con questo metodo. E per iniziare, la cosa migliore è iscrivervi a Pronti Partenza Via, dove parlo anche del metodo Natura e vi do un intero libro basato sul metodo Natura per imparare l'italiano. Però il secondo consiglio che vi do oggi, che forse è ancora più importante, forse è il consiglio più grande, più importante che vi posso dare, è quello di parlare. Sì. Per parlare, per imparare a parlare, bisogna parlare. Per imparare a parlare, bisogna parlare. Perché solo parlando ci verrà l'abitudine di trovare le parole. Inizieremo a parlare più velocemente, inizieremo a pensare in italiano. Capiremo quali sono i nostri errori e li correggeremo. Quindi parlare è la cosa migliore per sbloccarsi e per migliorare nell'italiano parlato. Il problema però è che non è sempre facile trovare persone che parlano italiano vicino a noi. So che alcuni di voi abitano in Austria, in Norvegia, in Belgio, negli Stati Uniti. E non è sempre facile trovare persone vicino a noi con cui praticare l'italiano. Se potete trovarle, bellissimo, ma se non le trovate, oggi, nel 2023, è facile, grazie a internet, grazie al computer, trovare persone di tutto il mondo con cui praticare in italiano. E io penso e dico sempre che è utile trovare persone che sono più o meno al nostro stesso livello, perché sì, è molto utile parlare con un madrelingua italiano che ci può correggere, ma forse è ancora più utile trovare un gruppo di persone con cui ci troviamo bene, di persone gentili, simpatiche, e parlare con loro dei nostri interessi, perché impariamo meglio quando non ci concentriamo sulla grammatica, sul vocabolario, sulle frasi giuste, ma quando ci concentriamo, quando concentriamo la nostra attenzione su quello che diciamo. La lingua, il linguaggio è comunicazione, scambio di idee, scambio di pensieri tra persone. E gli studi scientifici dicono che impariamo meglio quando scambiamo idee e pensieri ed emozioni con persone simili a noi, persone che
che vogliamo veramente ascoltare, di cui siamo interessati. Ecco, la cosa migliore sarebbe riuscire a trovare un piccolo gruppo di persone che sono più o meno al vostro stesso livello, quindi non madrelingua, non persone che parlano italiano perfettamente, persone al vostro stesso livello con cui vi trovate bene, con cui sentite che ci sono delle cose da condividere, cioè delle cose da scambiare, delle cose interessanti di cui parlare. E io questo lo vedo bene perché nel mio corso italiano naturale, che ha più o meno 200 persone iscritte, offro gli incontri del giovedì. Gli studenti di italiano naturale lo sanno bene perché questa è una delle parti del corso che amano di più e che trovano più utile. Ogni giovedì gli studenti del mio corso possono incontrarsi online su Zoom per un'ora di conversazione. Quindi tutte le settimane, ogni giovedì, si possono incontrare. Ci sono diversi orari, diverse ore, così tutti possono trovare un orario comodo per loro. E cosa fanno? Io non ci sono in questi incontri, ci sono solo i miei studenti e le mie studentesse che parlano italiano. Parlano dei loro interessi, delle loro vite, delle loro famiglie, dei libri che hanno letto, delle cose che hanno fatto e quindi divertendosi imparano e vincono la paura di parlare. Perché quando sappiamo che le altre persone sono al nostro stesso livello, che stanno imparando come noi, è più facile vincere la paura di parlare. Quindi, se volete entrare in italiano naturale, io sono contentissima, ve ne parlo in pronti partenza via. Se non volete entrare in italiano naturale, va bene lo stesso, ma vi consiglio davvero di trovare un gruppo di persone al vostro livello con cui praticare l'italiano. I risultati saranno sbalorditivi, cioè saranno sopra le vostre aspettative. Vedrete dei risultati grandi, veloci. E soprattutto vi divertirete. Vi aspetto in pronti partenza via e ci sentiamo tra due sabati. Ciao ciao!